Together right now. Oh, 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 oh.
Petra Maguri. La première chanson era una ninna nan tradizionale della Sardegna. Poi Come Together
dei Beatles e Roxanne dei Police. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi rincasare, vuoi? No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocco sei, ma che sciocco sei, a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe. Meno bello certo non sarà. Siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi rincasare. Io sto bene in questo posto. No che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Ma che sciocco sei, ma che sciocco sei, a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe. Meno bello certo non sarà. Incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. La pasta al dente è stata già scolata.
condito, l'insalata, i formaggi, il pane, il vino rosso e poi miele, candele accese per noi. Come un pasto, ogni cosa trova il suo posto. L'amore è come il pane da dividere e da condividere. Ci sono cose da non far sapere. Quanto è buono il cacio con le pere. Noi ci amiamo ma non lo diciamo. Merci. Questa canzone, la chanson che voi écoutez, era... Bonsoir. Nous sommes deux artistes italiens. Je parle petit français parce que je vais étudier la comptabilité française en Italie. Et Petra avait fait études classiques, latines, grecques. Je vais étudier un petit le français, mais mon professeur n'est pas très bon. Et la chanson que nous avons terminée ce moment s'appelle Il cacio con le pere. Et la nouvelle composition. Madame Magonim, nouvelle composition de cette duo. Et nous. Jouons en ce moment un cover qui s'appelle, je ne sais pas, j'ai joué et vous écoutez. Merci. Just turn around now, 'cause I don't welcome anymore.
to fall above. I try hard to mend the pieces of my broken heart, and I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, you see somebody new. I'm not a chain of little person still in love with you, and so you left like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go you, walk out of, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Je suis un peu fatiguée. Vous permettez, je suis un peu fatiguée. Aussi. Set.
del mare li
Merci. Questa è una canzone tradizionale, popolare, italiana. E l'argomento è l'emigrazione verso gli Stati Uniti di America. La chanson Mamma Mia era très ancienne. Mais la prochaine chanson, c'est très très ancienne. Oui. Très ancienne. Tu veux dire? Oui. Ok. Et très triste aussi. Lascia che io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà e che sospiri e che Mamma Mia era una chanson ancienne. Lascia che pianga era très ancienne. E la prochaine chanson, c'est très, très, très ancienne. Oui, oui. C'est un madrigal de Monteverdi. E il est très long. Très ancienne, très long et très triste. S'intitule Voglio di vita uscire. C'est-à-dire, je vais mourir. Allora, è très long, 20 minuti. È très long e très triste. Mais Petra e Ferruccio sono beaucoup intelligenti e on fait que la fan ou le protagoniste un fan meurt. Apre la tomba e
Non ho l'età. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. E non avrei, non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico, oh oh oh, nell'attesa che venga quel giorno. Na, ora, na. Non ho l'età, non ho l'età. Sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io thank you.
when your heart beats and next to mine, gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast, been saving it all for you, cause only love can last. You're so fine and you're mine, make me strong, yeah, you make.
Lucie. Strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this is said to me. The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Say he wandered very far, very far over land.
dimostrò arrendevole. Poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole. E allora ci ripensò, ah ah, e se le riguardò, ah ah, la testa dondolò, ah ah, e poi la sollevò, ah ah, lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò. E al dromedario disse così: sai che c'è? Io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobbe resterà. Ferruccio Spinetti. Pedro Madu. Merci. Il n'y a pas fini, hein? Oui. Oh oh. Non è finito. Anzi, la prochaine chanson, c'est la chanson plus difficile del concert, pour moi. Oui. C'est très difficile parce que la chanson en français. È très difficile pour moi en français, perché è très facile chanter la chanson française à l'Italie. Très difficile chanter la chanson française en France. Ma vabbè, ci provo. S'intitule La vie en... La vie en noir, una chanson de Nougaro. Oui, oui, La vie en noir. E fa così. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y en a voient la vie en noir. Et c'est le monde d'une overdose, d'erreurs diverses, de désespoir. Ou bien l'effet d'une névrose, n'est-ce de pas, va-t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y en a voient la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des roses, chacun sa bulle dans l'aquarium. Chacun de nous cherche sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vu. J'appartiens aux inguérissables, aux affamés dans l'abreuvoir, ou parmi les dunes de sable, on boit l'étoile jusqu'à pris soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Y'en a qui voient la vie en rose, moi c'est ton noir au septième ciel. Septième ciel.
les cafés. J'aimais quand pour moi tu dansais. Alors j'entends murmurer toutes bracelets, jolies bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café. Que j'aimais ta couleur. Thank you.
ballerai e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via. Merci. Difficile dire questa cosa. Dillo tu. Perché tu sai bene il francese, no? Ma je n'avais beaucoup mots en français. Je vais. Je suis petit français, oui. Parce que ma parente, ils sont venus un voyage de noces à Paris. Et je suis été conçu à Paris. J'avais demandé à papa où est l'hôtel, mais il l'a oublié. Vabbè, a parte questo. Allora, le canzoni italiane le abbiamo fatte, la musica antica l'abbiamo fatta, i Beatles li abbiamo fatti, i Scemi li abbiamo fatti, i Battisti l'abbiamo fatto. Il jazz, si è fatto anche il jazz. Che ci manca? Blues. Blues. Facciamo il blues. Oui. Ma com'è? Oui. Il pubblico del blues non dice oui. Dice yeah. Un blues. Siete un po' jazz. Un blues. Un blues in italiano. Vai. Thank you.
caduca. Petra Magoni. Merci. On vous dit au revoir. On vous dit bonsoir. Avec cette dernière deux chansons. Bonsoir. La première est contenue nel deuxième CD e la deuxième è contenuta nelle premiere CD. Perché spiega che abbiamo registrato dei dischi, perché non so dire. Bonsoir, j'avais étudié comptable. Je suis italien. Les mots difficiles pour moi, les mots faciles à toi, je n'avais pas compris cette chose, mais pourquoi pas? Je parle peut-être, oui. Nous avons gravé un CD qui s'appelle Musica Nuda 1. Deux ans, passé. Nous avons gravé un nouveau CD qui s'appelle Musica Nuda 2. Parce que nous avons beaucoup de fantaisie, nous sommes deux artistes avec beaucoup de fantaisie. Et nous jouons cette chanson en petite improvisation. Oui, en petite improvisation. Et remarquable, cette chose est remarquable. Peut-être. Mm-hmm.
soltanto tutto rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Madame Petra Magoni. Merci. Mais nous jouons demain, hein, aussi. À Le Prisme, che dov'è? Boh. Versailles. Elancourt, oui. Mais troppo lontano. Che si fa? Scusi, lei mi ama o no?
lo so, però ci sto. Comperar la terra, i semi e qualche grande vaso, per coltivare un orto sul balcone insieme a te. Chi rubò la mia insalata, chi l'ha mangiata, e rincorrerti sapendo quel che vuoi da me. Chiedere gli opuscoli turistici della mia città e con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese, e tornare a casa a piedi dandoti del lei. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi, lei mi ama o no? Non lo so, però ci sto. Scusi, lei mi ama o no? Living for today.
say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will rouge comme le cœur, rouge comme la passion, rouge comme l'amour, rouge comme la tour rouge, comme l'amour rouge, rouge comme le monde, rouge comme le ciel, la matinée empresse, après que le soleil sorge et dà l'illumination à toute la ville, elle est rouge comme mon cœur. Musica Nuda è nata 2 anni fa,
due anni fa dall'incontro con Ferruccio, un incontro del tutto casuale, grazie a un nostro amico comune, un musicista di nome Roberto Piermartire, che ci ha fatto incontrare su un palco. Già in quell'occasione suonammo subito Roxane, solo contrabbasso e voce, e ci accorgemmo, insomma, di avere un certo feeling musicale. Dopo 15 giorni ci siamo rivisti e abbiamo suonato in un'enoteca a Massa Marittima, sempre in Toscana, e assolutamente acustici, senza amplificazione. Nel pomeriggio ci vedemmo in questo posto per provare dei pezzi e mettemmo giù 35 canzoni con una certa facilità. Può sembrare assurdo, perché dici: com'è possibile contrabbasso e voce? Però sarà la nostra follia che ci accomuna. Fatto sta che mettemmo su subito questo repertorio e nel giro di un mese entrammo in sala e in un pomeriggio registrammo musica nuda, registrando 57 takes. Infatti, in un primo momento il disco avevamo in mente di chiamarlo appunto 57 takes. L'incontro con Ferruccio è stata una cosa bellissima, uno di quei casi fortunati della vita in cui ti trovi con una persona con cui vai d'accordo, e a volte succede appunto con le persone con cui poi dividi la vita, nel senso di il compagno, il marito, il fidanzato, e succede anche con le persone con cui poi ti trovi a lavorare, perché anche il lavoro di musicista, soprattutto lavorando sempre insieme in due come facciamo io e lui, non è solamente il concerto, ma è anche fatto di giornate passate insieme in macchina o in giro per i treni o sugli aerei, cercare la strada giusta per arrivare nel luogo del concerto, organizzare gli spostamenti, anche perché il trasporto del contrabbasso non è una cosa così semplice. E quindi, per forza di cose, è importante anche trovarsi bene e essere in sintonia anche come persone, come amici, ecco. E fortunatamente con Ferruccio questo è possibile, è una persona molto calma, molto disponibile e con cui, almeno per me, è semplice andare d'accordo. Petra, Paul McCartney. Ah, hi Paul, how are you? Onde Sparge? Paul, je parle français, nous avons joué ce matin Blackbeard, Sparge. You understand? Oui, oui. Oui. Oui Paul, si vous voulez, je te mande Eleanor Rigby, the version of Musica Nuda Pop Schwarz. Yes, Ringo. Ringo. Hi Ringo, how are you? Yes, yes. Yes, Lucio is on the phone with Paul. Yes. Ah, oui, oui. Paul, Petra, yes, speak Ringo. With Ringo Spahn. Ah, what? You want to play together, all of us? Ah, you two and we two? Good, we make it work. Good, Paul, yes. You want to play together? Ah, I don't know. Oui, si, we ask to Antonella Bumba. Ce l'abbiamo una data per fare con Ringo? Sì. Ah, no. Sì. No, siamo pieni? Maybe next year, because this October, year in October. No, October we're no, October no. Okay. November. Call me back. Yes, call me back and I'll tell you. Okay. Thank you. Bye, Paul. Bye, 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 bye.
è inutile dire che si può fare della buona musica se anche all'esterno si ha un buon rapporto con i musicisti con cui stai lavorando, rapporto di amicizia, rapporto, cioè il piacere di andarsi a mangiare una pizza, oppure il piacere di andare al cinema un pomeriggio di The Off, ad esempio. Di pollo e mozzarellina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. A tavola lo sai, mi tratto bene, mi piace che sia tutto come te, quindi siediti qui accanto a me, amore, e non ti preoccupare, la pasta al dente è stata già scolata, ho anche già condito l'insalata, i formaggi, il pane, il vino rosso e poi miele, candele accese per noi. Il nostro amore è buono come un pasto, ogni cosa trova il suo posto, l'amore è come il pane da dividere e da condividere, ci sono cose da non far sapere, quanto è buono il cacio con le pere, noi ci amiamo ma non lo diciamo, no, e ci nascondiamo. Un'altra cosa che ci ha trovato in sintonia a me e Ferruccio è l'uso che cerchiamo di fare dei nostri rispettivi strumenti. Ferruccio cerca di suonare il contrabbasso sempre in modo, insomma, mai scontato, e di suonare sempre in modo diverso, e così io cerco di fare con la voce, anche perché trovo che in generale le cose troppo perfette siano poi fredde e poco umane, e quindi quello che cerco di fare con la voce è di lasciare anche, anzi di cercare delle imperfezioni, anche di usare la voce in modo tecnicamente anche sbagliato, se serve a ricercare un effetto che sottolinei il sentimento, l'emozione che c'è in quella canzone, in quel particolare momento, ecco. Who's the one that makes you happy? And who's the one that always makes you laugh? Who's the reason you're smiling? And drag you through the stein so rough? I was the one that made you happy. But I'm the reason that you cry now. My own tears scattered by the rain. Amo fare delle introduzioni solo contrabbasso prima di alcuni pezzi, appunto perché posso dare libero sfogo alle mie follie e a quelle cose che mi vengono in testa in quel momento. Però anche all'interno dei brani stessi, sia io che Petra, come accade negli standard jazz ad esempio, lasciamo sempre delle finestre aperte dove può succedere un po' di tutto, e questo sicuramente ci è concesso dal fatto che siamo solo in due e quindi non abbiamo dei vincoli armonici e melodici molto rigidi da rispettare, cosa impossibile se fossimo in quintetto o in quartetto jazz. Dipper and dip, you took me on a trip, baby.
share your wildest dreams and more. You tell me to express my feelings to you. Mi sono inventato e cerco di inventarmi ogni volta anche un modo diverso di suonarlo, sia con l'archetto che col pizzicato. E del resto, se pensi che la prima volta che siamo andati a Parigi ho dovuto comprare un posto letto per lui nella cuccetta, quattro vagolit per andare su a Parigi, te la dice lunga sulle particolarità dello strumento. A volte mi capita proprio di avere un rapporto con lui sul palco d'amore, chiamiamolo così, d'affetto. Altre volte invece lo percuoto in un'altra maniera, insomma, perché le corde vocali sono due, a seconda di come stai con la testa in quel giorno, ti relazioni allo strumento. Due, come le corde vocali, anche se poi c'era il fratello di lei, che era il terzo, è come se fosse il secondo, perché lui non sapeva. Non sapeva niente. Dicono che le corde vocali sono due. 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 Come personaggi in questione. Come personaggi in questione. Due. Due. Come i nostri amici. Peccato che lui aveva le corde vocali infiammate. Non riusciva a parlare, no, aveva da poco subito un intervento chirurgico e non gli consentiva di rispondere al telefono, ma ogni donna ha un diario segreto, ogni donna ha un diario segreto e io l'ho scoperto. Quello che non doveva scoprire. Un giorno ha trovato quello che non doveva trovare. E dentro c'era scritto quello che non nessuno dovrebbe mai scrivere, perché nessuno dovrebbe mai pensare, nessuno dovrebbe capire che prima o poi qualcuno finisce per trovare le cose che vengono nascoste, anche se non vorrebbe, anche se sarebbe meglio non trovarle, perché poi dopo fanno stare male. Questo maledetto vizio sempre di scrivere, questo maledetto vizio di esternare, questo maledetto sempre vizio di dover scrivere qualcosa. È un bisogno. Io l'ho trovato. Lui l'ha trovato. 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 Io l'ho trovato. Ha trovato. Ha trovato. Io l'ho trovato. Ha trovato. Lui l'ha trovato. Perché? Ogni donna ha un suo diario segreto. Lo tiene nascosto nel cassetto del comodino. E io l'ho trovato. L'ha trovato.
trovato. L'ho trovato. Ehi, l'ho trovato. Cristo, l'ho trovato. Bellezza. I nostri pezzi non vengono arrangiati a tavolino. Cominciamo a suonarli. E poi le idee nascono suonandoli, si trasformano. Il pezzo, lo stesso pezzo che suonavamo 2 anni fa, adesso sarà diverso, perché ci sono delle invenzioni, c'è spazio per l'improvvisazione, per lo scherzo, per il divertimento. Ecco, siamo noi due i primi a divertirci suonando, altrimenti non si divertirebbe neanche il pubblico. La cosa che mi fa sorridere quando vado a suonare con Petra è che può succedere sempre di tutto. Possiamo suonare stasera un pezzo che non abbiamo mai suonato nella nostra vita e abbiamo la giusta dose di follia e chiamiamola artisticità per poter affrontare un pezzo e non avere paura di suonarlo già stasera per la prima volta. Di solito prima di salire sul palco facciamo la scaletta, che non è mai la stessa, inseriamo sempre dei brani nuovi e lo facciamo veramente all'ultimo minuto. E a volte c'è una certa tensione, non c'è mai paura, però ecco, una tensione soprattutto in occasione di eventi importanti, come è stato per esempio così i nostri primi concerti in Francia, per esempio, perché comunque c'è, per quanto mi riguarda, lo scoglio della lingua e quindi così ho sempre un po' il timore di non riuscire a instaurare il rapporto col pubblico come succede in Italia. Oppure in occasioni tipo, non so, il premio Tenco, ecco, occasioni un po' diciamo più importanti, anche se poi non è il termine esatto, e lì qualche un po' di tensione, un po' di che poi è anche giusto che ci sia, un po' di emozione c'è sempre, ecco, prima di suonare. I
canzoni oggi vengono farcite di strumenti, non c'è spazio per il silenzio, mentre invece quello che cerchiamo di fare è proprio questo, ecco. Sì, anch'io col contrabbasso, essendo l'unico musicista tra virgolette sul palco, potrei a volte riempire molto di più, invece spesso mi diverto a lasciare addirittura Petra da sola con la voce, e perché anch'io, come la mia socia, penso che i silenzi siano importantissimi nella musica, ma anche nella vita. Ti aspetto nel buio con l'abito rosso stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani io sono me. Cristalli riunirsi in un filo, compagni di un unico giro che insieme invecchieranno, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani io sono metà.
Mm-hmm.
must have seen when he told me that he loved me. How I moved and cold I must have seemed when he told me so sincerely. Why he must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when our love affair is over? Now he's gone away and I'm alone with the memory of his last look. All his heartbreak in his last look. How he must have asked, could I just turn and stare in icy silence? What was I to do? What can one do when a love affair is over? Gli occhi verdi e le tue idee.
queste hanno gli occhi verdi e le tue idee. Amore, questa è già che tutta vita. Dentro al naso le senti le giuste vibrazioni. Oh, sì, ti voglio bene almeno quanto me ne vuoi tu. E dal divano piano piano scivoliamo giù. Piove, piove, ma noi restiamo qui, perché qui le ragazze hanno gli occhi verdi e le tue idee. Le ragazze hanno gli occhi verdi e le tue idee. Fausto Mesolella. Ti aspetto nel buio con l'abito rosso stretto alle spalle, le scarpe sbagliate. Non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani io sono metà. Perle cristalline riunirsi in un filo, compagni di un unico giro che insieme invecchieranno. Non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani.